Oggi tratteremo la simbologia. Ma quale simbologia? Prima di incominciare, voglio farvi vedere una cosa, per una frazione di secondo. Avete notato qualcosa? Non ancora? Ok, ve lo faccio rivedere, ma per meno tempo. Dovrebbe aiutarvi. Ora presumo che avrete notato il particolare. E se no, ve lo dico io. Oggi tratteremo il colore, per meglio definire l'argomento, la cromaticità. In ambito accademico, normalmente il colore viene identificato con due attributi fondamentali. Il primo è l'attributo fisico e il secondo è l'attributo psicologico o psichico. Ma questi sono gli unici attributi che vengono a essere legati al colore. Fermo restando che quest'ultimo, ovvero il colore, ha anche caratteristiche che possono influenzare in ambito organico ed emotivo, però in altri contesti può inviare un messaggio. Questo messaggio può essere prefissato e utilizzato al momento opportuno. Se ancora non è chiaro, seguite la carrellata. Parte dal mittente. Ma chi sarà il destinatario?
verità? No, no, nulla viene fatto per caso. La verità non ve la diranno mai, anzi, vi mentiranno sempre. Solo la conoscenza e la consapevolezza ti ridaranno la libertà.